Parliamo del tuo nuovo pezzo. Oggi esce anche il videoclip ufficiale, quindi è sicuramente un brano che anticipa l'uscita del tuo primo album da solista. Sì, Quindi. infatti sono già usciti due singoli, uno ad agosto, l'altro a settembre. Questo terzo singolo che è uscito appunto giorno 20, poi accompagnato da questo videoclip che è uscito ieri, il giorno 22. Vai, recuperiamo subito la parola a te perché finché regge il collegamento ti chiedevamo il significato di Feel Your Movements, come nasce questo secondo pezzo. Ieri è uscito il videoclip, non l'abbiamo visto oggi, quindi pensavo fosse oggi, ma È comunque uscito ieri. bello, bello, ci fa ballare, ci dà allegria. Sì, allora, il significato di questo terzo singolo è appunto il messaggio che passa attraverso la sensazione di quando noi stessi balliamo durante l'atto del ballo, sensazioni positive che ne possiamo trarre da quel momento. È una sorta di testo motivazionale che cerca di piacere quella sensazione che spinge in avanti durante appunto il movimento strutturale del corpo, appunto, che ci infonde allegria, positività, eccetera. E riporti sempre gli anni 70, la tua musica li rievoca, ci fa anche sognare, no? Quegli anni. In realtà il tuo stile è stato sempre quello, tu non l'hai mai cambiato. No, individualmente parlando, come carriera, diciamo, mia solista, non l'ho mai intrapresa negli anni, sono sempre stato un performer. Adesso magari il progetto, appunto, solista si è andato a indirizzare su quello che mi ha dato, diciamo, i natali Sì. musicali, che sono i miei inizi, i miei start. Ehi Sono papali. su questo filone musicale, soul, funk, rhythm and blues. Io Sì. ho fatto per 13 anni di fila questo tipo di musica, poi sono passato nella band Jumpin' Up, ma là faccio il performer, qua sono me stesso, è un altro paio di maniche. Di Tony Marino con Tony Marino, la sua voce inconfondibile. Mario Biondi dice: un funk energico tracciato da una vocalità graffiante. Quella di Tony è una performance artistica senza tempo. In bocca al lupo. Wow, wow, Ecco, wow, wow, wow. arriva già un grande in bocca al lupo. E questo anticiperà appunto l'album da solista del progetto di Tony Marino, Beside Me, che conterrà 11 tracce originali, ovviamente di genere soul funk. Tony, Allora. allora, come ti dicevo su Facebook, quella che è la mia curiosità, è sicuramente un performer all'interno della band Jumpin' Up, oggi in un percorso da solista. Quali sono le emozioni che vivi da performer? Quali sono state le emozioni per questo nuovo progetto, il nuovo percorso professionale? Ah, le emozioni sono le medesime, perché io faccio l'intrattenitore da 30 anni, quindi il minimo è che a me non cambia nulla, nel senso l'importante per un artista è esprimere se stesso, Ok. dare al pubblico un'emozione e nel frattempo emozionarmi. Di conseguenza o lo faccio come performer o come solista, il livello di emozione è similare. Quello che cambia è che qui sto esprimendo me stesso, le mie concettualità, i miei testi, le mie ambientazioni musicali, quelle che sento più vicine dal punto di vista personale. Personale. Ma le emozioni sono le medesime. Fondamentalmente io ho sempre avuto il rispetto e l'onore per questo mestiere, quindi quello non cambia. Chiaro, chiaro, nel Beh. percorso sicuramente da solista, come dicevi tu, spesso si racconta se stessi, spesso si racconta la propria vita privata. Da performer magari, ok, le emozioni possono essere abbastanza similari, però con la differenza che lì c'è il tuo mondo, ci sei te stesso, ecco, questo intendevo dire. Certo, no, ma di sicuro non necessariamente si racconta la vita personale o delle esperienze personali. Io sono una persona che si immedesima molto nel prossimo, quindi vivo di riflesso le esperienze altrui anche da semplici racconti o immagino, ho una grande immaginazione, quindi riesco a trasmigrare questa mia immaginazione poi in musica, in testi e melodie. Quindi sono, sì, cioè, quelle piccole differenze ci sono, Beh, sono i normale. brani dell'allegria, ma anche dell'eleganza. Ci porti indietro nel tempo, nel videoclip ufficiale che abbiamo visto, anche due ballerini di eccezione che a Palermo sono anche molto conosciuti. Li salutiamo? Certo, Gabriele Mandreucci ha ballato e Achille Smeraldi, Ciao ragazzi, bravissimi. bravissimi, bravissimi. E questo è anche il loro Allora, genere, so che davvero. sei super impegnato, sempre impegnato in progetti internazionali, quindi è un piacere, insomma, averti qui con noi. Questa è la Assolutamente. sintesi.
Ecco, speriamo di vederci presto. Ricordiamo che il brano è stato mixato da Riccardo Piparo dei Typical, appunto da te, masterizzato da Roberto Romano. Poi hanno collaborato Federico Gucciardo, batteria e percussioni, Salvo Volpe al basso, Manfredi Tumminello alla chitarra, Michele Mazzola al sax, Samuele Davi alla tromba, Fabio Piro trombone, Giancarlo Canali flauto e Francesco Leo Ciccio Leo, appunto, le tastiere. Che salutiamo, che ecco, saluto ecco. Particolarmente. Cos'altro dire, Tony? Non so, ci vediamo all'uscita per l'album, dai, per l'album il 24 novembre, appena esce tutto l'album completo vengo a presentarvelo in studio direttamente, questa volta fisicamente. Ecco, ecco, questo ci piace, potete ascoltare il brano in tutti i digital store, Spotify, Apple Music, su Instagram, su Facebook, sul suo canale YouTube, insomma lo trovate ovunque, è uscito da pochissimi giorni, vi consigliamo di vederlo perché è veramente molto bello. Bravo Tony, complimenti sempre, ti aspettiamo presto e ascoltate Feel Your Movements. Ciao Tony, buon lavoro, ciao. Ciao. Ciao, a tra poco.